Certamente con l'uscita di scena di Franco Ricci si aprono per l'Associazione Italiana Sommelier nel Lazio degli scenari inimmaginabili fino a pochissimo tempo fa. Ai soci sostanzialmente non chiederemo nulla in termini economici per quanto riguarda una quota associativa che dimostreranno di aver già versato a chiunque l'abbiano versata. Per quanto riguarda il discorso dei corsi, garantiremo il pregresso e ogni socio potrà iscriversi nuovamente ai corsi che inizieranno già dal mese di marzo con un primo e con un terzo livello. Quando un'organizzazione come l'Associazione Italiana Sommelier si avvicina ai 50 anni di storia, è pronta anche a reggere la fine di alcuni rapporti. Le dimissioni di Franco Ricci da AIS Roma chiudono un'epoca certamente importante e caratterizzante per AIS nella capitale. E allora era fondamentale ritrovarsi con l'anima dell'associazione, la base dei soci romani e del Lazio, per dissipare dubbi e polemiche e dare voce a una voglia di partecipazione che sarà benzina nel motore di una nuova storia di AIS Lazio. Che cosa l'AIS farà come didattica, come corso? Sei l'unica persona che mi ha chiamato in questo mese di pazzia, quindi ci tenevo a dirlo pubblicamente che il presidente dell'AIS nazionale mi chiama. Cerchiamo di non ripetere quello che è successo in AIS Roma. Associazione, cioè è un fatto sociale, non è un fatto diciamo così economico. All'elezione nazionale, che purtroppo va ricordato, ci siamo già personalmente detti. In un hotel romano i soci hanno potuto rivolgere le loro domande al presidente nazionale di AIS Antonello Maietta e ai dirigenti più importanti dell'associazione. Più di 1000 persone per un evento in cui effettivamente non si assaggiava vino ma si ascoltavano parole, però parole significative. C'è stato un bilancio indubbiamente positivo in tutti i sensi, positivo dal punto di vista morale, dal punto di vista sociale, ma positivo anche per quanto riguarda i numeri spiccioli, perché molte persone che fino a qualche anno fa si erano allontanate dall'AIS, dopo questa parentesi hanno deciso di riscriversi nuovamente. AIS non farà campagne acquisti o proselitismo forsennato, ma è pronta ad accogliere a braccia aperte tutti coloro che vogliano essere parte di una storia collettiva, ripartendo dalla base e dal territorio. Un mese fa qualcuno ha fatto una comunicazione e dopo solo un mese, con le feste in mezzo, noi siamo qua con la nostra faccia, con il Presidente, con tutto il Consiglio, a dire che noi esistiamo, noi ci stiamo su Roma e stiamo sul territorio, e questo è fondamentale. E quello che ha detto il Presidente adesso, che tutti ci devono dare una mano, questo è fondamentale. Noi abbiamo le porte aperte. Chi vuole darci una mano, chi vuole rifare l'AIS del Lazio, venga da noi. In questo momento si apre un nuovo capitolo che darà l'opportunità a chi vuole collaborare con il gruppo servizi o addirittura chi si vuole cimentare nel percorso didattico per arrivare comunque alla docenza ad insegnare ai nostri ragazzi al corso, guidare le degustazioni, è il momento giusto per mettersi in discussione. Ci saranno tante opportunità per i soci, ci sarà una grande occasione per avere una vera comunicazione libera sulla cultura del vino nella nostra regione. Io mi sento AIS e ho iniziato lì a conoscere il mondo del vino, poi fortunatamente o sfortunatamente ho preso questa carica di delegato e francamente quando abbiamo davanti 30, 40, 50 persone che si sono iscritti ad un corso credendo di far parte dell'AIS, poi dopo non gli possiamo andare a vendere o a consegnargli un altro diploma. Una delle principali territoriali d'Italia, 2500 iscritti, 12 delegazioni, può essere governata dalle intelligenze locali. Giorgio Rinaldi accompagnerà la rinata AIS Lazio fino alle elezioni di giugno, ma i protagonisti saranno tutti laziali. I soci che hanno circondato di domande e di rinnovata fiducia ai dirigenti, i delegati territoriali più che mai collante tra vertici e base e tra gli altri figure come Monica Coluccia, che avrà un ruolo importante in questa fase di riorganizzazione, e Armando Castagno, uno dei relatori più stimati nel Lazio e in Italia. Non siamo andati a Roma per fare campagna acquisti o proselitismo, semplicemente a spiegare che esiste un'associazione italiana sommelier che è una e indivisibile, e anche nel Lazio era giusto dare questa regola. A Roma si chiude un libro e se ne apre un altro. AIS resta una grande famiglia in cui la capitale e il Lazio faranno la loro parte, con il contributo di tutti ma senza spazio alcuno per associazioni autonomiste in seno all'Associazione Italiana Sommelier. Bentornata AIS Lazio. Sì.